Ciao amici, bentornati sul mio canale. Grazie per aver voluto visualizzare questo video e pronti per un nuovo video di istruzione. Ma per ora, sigla! Ma è fatto di Nokia? Eccoci di nuovo qua, pronti per distruggere. Allora, come prima cosa ho pensato di voler distruggere il mio vecchio e potentissimo sterietto da cameretta, provvisto di lettore mangiacassette e il modernissimo lettore CD. Vediamo che botta farà. Poi, dopo questo, lancerò dalla finestra il mitico decoder satellitare. Che ormai i canali non sono più in chiaro, quindi questo non serve più. E in più, vediamo quale fa il botto maggiore, il decoder per il digitale terrestre della Samsung che non funziona. E ora al terzo piano! Ciao amici, eccoci pronti a far volare il mio sterietto da cameretta. Prego regia a mostrare l'altezza. Ecco. Inquadra la caduta. Facciamo volare il decoder, prego regia. Neanche un danno. Ok. Inquadra la caduta. Ciao amici, eccoci qua pronti per il resoconto dei danni. Alla vince il premio minor danneggiato decoder Samsung. Esternamente nessun danno, internamente c'è una sorpresina Kinder. Secondo posto per il minor danneggiato il mio vecchio stereo da cameretta. Qualche danno esterno, ha perso qualche scoperchio, ma anche lui dentro sorpresina Kinder. Vince il premio maggior danneggiato il decoder satellitare con i canali in chiaro. Siccome non sono soddisfatto dei danni subiti da questo stereo e da questo decoder, faremo il secondo lancio per lo sterietto e per il decoder. Al terzo piano! Ciao amici, pronti per il secondo lancio? Vedete, è sempre il mio sterietto. Prego regia inquadrare la caduta. Ci sei regia? Prego regia, inquadrare la caduta. Lancerò con un po' di forza. Ma è fatto di no! Caduta. Ci sei regia? Mi ha fatto il botto. Regia, prego. Regia, inquadrare la caduta. Lancerò con un po' di forza. Ma è fatto di Nokia! Ciao amici, eccoci qua dopo il secondo lancio, pronti per la valutazione danni. Allora, prima cosa, il decoder Samsung è fatto veramente con pezzi di Nokia. Anche se dentro accresce la sua voglia di Kinder, esternamente è quasi illeso. Invece, lo sterietto da camera, dopo il secondo lancio, ha subito cospicui danni. La cosa più divertente è che nelle casse acustiche si è separato il magnete dalla membrana. Una cosa di questa non l'avevo mai vista. Comunque, prego regia, avvicinarsi e valutare. Guardate cosa c'è dentro, uno sterietto da camera. Un po' di cianfrusaglie qua e là. Adesso mi approprierò dei motorini elettrici, del display e poi buttiamo tutto. Ciao amici, siccome questo decoder si è permesso di sopravvivere al secondo lancio, lo prenderemo a picconate. Prego regia, mi segua nella zona di picconaggio. Ciao amici, eccoci qua. Dobbiamo giustiziare questo decoder che si è permesso di sopravvivere. Dovrò scegliere tra il piccone e la trivella. Allora, è stato votato il piccone. Caspita, durissimo.
prendendo. Basta, fa schifo questo video, no, non ce lo metto questo. Troppo una figura di merda. Ciao amici, allora questo decoder Samsung non ne vuole proprio sapere di morire a pezzi. Guardate, le ho inferto un sacco di picconate. La picconata con la parte rettilinea e la picconata con la parte a punta. La passata da parte a parte. Questa è un'altra picconata della parte rettilinea, questa è un'altra. Dopo numerose picconate la struttura comunque regge. È proprio un prodotto di qualità. Vorrà dire che lo dovrò flexare con la mia smerigliatrice. Ad un altro video, ciao!